Ciao a tutti e benvenuti a The Chunk, nuova serie del canale che non era in programma. Io in realtà questo titolo ce n'ho, vabbè, mi sei singuambaro, io ce n'ho nella mia lista desideri di Steam, ma non l'ho ancora acquistato. In effetti lo sto giocando dal profilo Steam di un mio amico, che ringrazio ovviamente, e quindi non lo comprerò perché lo gioco dal suo profilo, quindi tanta roba. E niente, questo titolo mi ha incuriosito e l'avevo messo nella lista desideri perché avevo visto un trailer tempo fa. Mi è sembrato, da quello che avevo visto, forse un horror psicologico, qualcosa di boh, misterioso. E quindi, vabbè, l'avevo buttato lì nella lista desideri e poi non avevo più, cioè, non ho più visto niente. Quindi, in realtà, non so proprio un'emerita ceppa. Per cui, detto questo, io andrei a leggere invece la descrizione su Steam, che dice: un'avventura dinamica horror in terza persona per giocatore singolo, ambientata in un'isola remota durante un ritiro spirituale. Per sopravvivere dovrai costruire, combattere e sfuggire agli orrori psichedelici scatenati da un rituale andato storto che evoca una dimensione di terrore cosmico. Cioè, tanta roba. Quindi si tratta di mente, quindi boh, non so che è un rito. E boh, vedremo. E intanto vi faccio vedere. Siamo su PC, ovviamente. Le mie impostazioni grafiche. Ecco, settate direttamente con l'app di GeForce. E niente, l'audio è in italiano, sottotitoli in italiano. Forse potrei abbassare un pochino la musica, però non è eccessivamente alta. Vabbè, lasciamo così. Applicare impostazioni. Sì. Ok. E niente, giocabilità, non so che cosa sia. Ah, sottotitoli sì, la lingua italiano. Pausa in sottofondo, boh, no, che so, non so. Damose indietro e facciamo a questo punto una nuova partita. Quindi buon The Chant a tutti. Ah, difficoltà. Neofita, Adeptus, Magister. Io direi famosa è una cosa equilibrata, perché già ci sarà gente fuori di capoccia. Se facciamo pure a difficile. Anche no, grazie. Vediamo. Può essere difficile stabilire da dove iniziare. Non ve ne rendete conto, ma voi siete sacri. Aggiungete le vostre voci! Lasciate scorrere in voi le vibrazioni cosmiche! Ilia, consegnami l'ultimo prisma. Prendi il tuo posto. Dov'è andata? Trovatela. Riportatela da me. Ora! Si è data, ci ha ripensato. Senza di lei, è la fine. LS per andare avanti. Faccio anche zigo zago. Zigo zago. Di qua. Dove? Di qua. Di là. LS per guardarti intorno. Ok. Ma dove siamo? Oh, guarda. Oddio. Prendila. No. Cercando di scappare. Te credo. Posso dire? Ma cos'è? È pure caduta embriaca. Ma questo è tutto frutto della mente sua. No! Babs! Ti prego! Babs, si chiama Babs. Sarà Barbara? Saprei. Babs!
Adesso non c'è tempo! Oddio, damose! Stanno proprio dietro! Oddio! X per spingere via i nemici! Ma vattene un po', mori ammazzato! È pure incinta! Tanto mi sto mangiando una caramella. What? È morta. Sì, è morta. Come niente fosse. Ah, oggi, ok. Quindi quello era il passato. Questo è il presente. Ok. Ma non è lei. Sportiveggiante la ragazza. Chiama Kim. Ciao, sono Kim. Ora non posso rispondere. Lascia un messaggio dopo il beep. Ciao Kim, sono io, Josh. Forse dovremmo discutere di, sai. Quindi sì, di quello di cui parlavi. Il ritiro, ci sto. Ma lasci fare. Secondo me ha fatto, ha preso la decisione sbagliata. Oddio, graficamente boh. Oh, che salta. Comunque questa tutto sembra tranne un'isola, diciamo. C'è là dell'inquietante, come dire. Però bel panorama. Diamo a Cesare quel che ha deciso, anzi a Jess. Quanto tempo. Mi sei mancata. Come stai, Kim? Sto bene. Sto molto bene. Voglio dire, guarda questo posto. È bellissimo. C'è molta strada da fare per il campo. Parliamo lungo la salita. Su, c'è una bella camminata fino al ritiro. Davvero? Non doveva essere un'attività rilassante. Ti farà bene, tranquilla. Beh, adesso capisco perché mi hai invitato. Mi fa piacere che tu sia venuta. Ne abbiamo passate tante. Già, per molto tempo non ci ho pensato, ma tu l'hai sempre portato dentro. È vero, ma sto cercando di andare avanti. Questo posto ti ha aiutato. Infatti, è la prima volta che mi sento completa. Tyler è davvero un'ispirazione. Sono felice per te, Kim. Fidati, Jess, questa esperienza ti cambierà la vita. Sbrighiamoci. Ti mostro una cosa. Di qua. Quindi, che tipo è Tyler?
Tyler è diverso da chiunque altro. È un insegnante molto speciale, realmente profondo. Mi capisce davvero. Ok, e riguardo ai vestiti? Vestiamo di bianco per concentrarci sull'energia. All'accampamento ci sono i tuoi. Ma pure scalza? Ma questa è la discesa dalla quale siamo venuti con Babs, giusto? Che poi siamo andati per di qua, sì. Attenzione all'albero. E l'ho visto, cretina. Che ti credi che sono ciecata? Oh, hai portato la lettera? Sì, ma sinceramente è stato strano scrivere alla me del futuro. Ti sentirai benissimo quando la spedirai. La buca è più avanti. Post office. Guarda. Mozzafiato, non è vero? Wow. Questi panorami trasmettono energia. Che so allora, quelle casette. Cosa ti ha convinto a venire? Tu hai sempre deriso il mio lato spirituale. Ah, parla con sincerità, devia, complimenti. Io devio, non so. Possiamo parlarne meglio quando arriviamo? Non c'è fretta. Mediterò mentre spedisci la lettera. Allora, le tue statistiche principali sono mente, corpo e spirito. Trova la casella dell'ufficio postale. Ma stai meditando? Otterrai esperienza a seconda delle tue scelte nelle conversazioni. Ah, quindi pure le conversazioni, cioè, anzi, le risposte, pratica, come abbiamo fatto adesso. Ma quelle casette in lago, quel pinturicchio lì che si vede, c'è l'uccelliera quella grande e poi c'è il pinturicchio piccoletto. Cos'è? Ci si può arrivare? Ci si arriverà? Lo dici dopo? Vabbè. Allora io andrei di qua perché qua vedo post office. Vediamo sto post office. Deve essere questa. No, aspetta. Ci deve essere un errore. Post office, ufficio postale, no? A casa mia, giusto? Mo io l'inglese non lo so e va bene. C'è pure una pozza d'acqua, posso dire? Come ci va? Posso solo metterla dentro, credo. Sì, appunto. Cosa c'è? Una ciambellina qui a terra? Non lo so. Vabbè, metti la lettera all'interno e damose. Allora. Ah, questa è la lettera. Merda! Oddio. Così. No, gli attacchi di panico colpiscono quando la mente si svuota. Ok, quindi siamo in pieno attacco di panico. Ehi, calmati. Che c'è? C'erano mosche ovunque. Dai, ti mostro come rilassare la mente. Questo me l'ha insegnato Tyler. Mettiti in questa posizione. Ora, inspira. Tieni premuto A per meditare. Vabbè. Ok, mi sento meglio. Forse non è stata una cattiva idea. Torniamo al ritiro prima del tramonto. Cioè, c'è risalita la mente, ma abbiamo perso lo spirito. Mi hai voluta qui per aiutarti a guarire. Cosa intendevi esattamente? Non riguarda me, ma entrambe. Penso dovremmo guarire insieme. Insomma, era tua sorella. Ah. Sarei stata malissimo. Sì, era mia sorella, ma non è stata colpa mia. Eh no. Sto bene, Kim, lascia perdere. Va bene, Jess. Ora godiamoci l'escursione. Quindi Barb, quella che abbiamo visto all'inizio, era la sorella di Jess, che è morta e era incinta. Vabbè, famose, capito? E noi eravamo tutte e tre amiche in pratica, cioè voi eravate tutte e tre amiche, giusto? Non saprei, non so se ho intuito bene o male. Su quest'isola cresce molta salvia. Prendila, ti mostro un piccolo trucchetto. Ah, spara flash, prendi la salvia. Quest'isola è ricchissima di meraviglie naturali. Proseguiamo. Ti mostro come usarla. E te ne vai. Qui il terreno è accidentato. Perché sei a piedi nudi, Kim? Infatti, non ti fa fai? Male. Le scarpe sono vietate al ritiro. Tranquilla, ti ci abituerai. Ma cosa? Che mi scortico tutti i piedi. Quindi si può andare. Comunque non mi hai detto come devo usare la salvia, cretina. Vabbè. Aia. Ma perché sciami le mosche? Tu resta calma, Kim.
Sai quanto odio le mosche. Ti ho detto che ti avrei insegnato un trucchetto. Prima serve trovare uno spago. Ma dove trovo lo spago? Raccogli lo spago. Comunque non si è mai visto uno sciame di mosche, posso dire. Uno sciame intero di mosche. Mai visto in vita mia. Vabbè, l'isola delle stranezze questa. Qui c'è qualcosa che spara flash, vediamo. Questo andrà bene. Spago. Ma la doppiatrice di questa tipa qui chi è? Ma poi questi sono attori reali? Saprei, boh. So niente io di sto titolo, per cui qualsiasi informazione mi date ben accetta. Quindi adesso... Può andare? Ora avvolgi le foglie di salvia con lo spago. LT per aprire la ruota delle armi. No, ho sbagliato. Ok. Seleziona il bastoncino di salvia e premi RT per fabbricare. Ok. Brava! Io la prima volta non ci sono riuscita. Vabbè, ma che ci vuole, scusa? Gli insetti la odiano. Dai, prova. Usa il bastoncino di salvia per le mosche. Tocca RT tre volte per attacchi. Brevi. Forse. Che schifo. Sì. Ok. Andiamo. Dopo okay. Di te. Vedi. Che so ste cose? Che c'è dentro? Non è dato sapere cosa c'è dentro a ste cose? Non spegnerlo ancora. Allora, tieni premuto RT per l'attacco pesante. Oh, ma l'anima degli meglio mortacci stracci vostri. Vamo attacco leggero, ah. Tutto a posto. T'a posto. Insomma. Senti, che cosa sono quegli edifici laggiù? La famiglia di Tyler era in una comune. Questo posto è pieno di arte stupenda. Arte? Vabbè. Io la chiamerei in un altro modo. Kim, per caso hai una torcia? Non serve. Segui solo la mia voce. Papà, fallo, dammi la torcia, cretina. Non vedo un cazzo qui. Ecco, appunto, l'ha detto lei, eh. Perdi mente nell'oscurità. Okay. Allora, aspetta. Damo, se corri, niente, non corre. Al buio se frena. Ci siamo. La torcia ce la potevi dare, un fiammifero, non so io. Coccolotto. E dai. Quanto manca? Mi sta venendo fame. È qui vicino. Aspetta di provare la cucina di Maya. Ma questa cammina pure nelle pozze d'acqua, a piedi nudi. Boh, vabbè, dice che te ci abitui. Ecco, ci siamo. Wow, ti avevo detto che è meraviglioso. Per una volta non hai esagerato, Kim. Bene, ti presento agli altri. Qui sono tutti molto accoglienti. Ok. Kim, non cacciarti nei guai. Ma che frase è? Boh, vabbè. Non cacciarti nei guai. Anna! Tu devi essere Jess. Siamo felici di conoscerti finalmente. Kim ci ha parlato tanto di te. Loro sono Sonny e Maya. Benvenuta al nostro ritiro. Spero non sia stato faticoso arrivare. Benvenuta. Non sarà stato facile decidere, ma siamo lieti tu sia qui. Sei una cara amica di Kim, quindi questo ti rende una cara amica anche nostra. Non mi tocchi. Avrai molte domande, ma è così che inizia il nostro viaggio spirituale. In realtà io non sono un tipo spirituale. Qui ci sosteniamo a vicenda. Kim desidera davvero curare le ferite sia sue che tue. Sì. Anch'io sono qui per questo. È che è un po' difficile. Lo capisco. Mettiti a tuo agio. Fai conoscenza con gli altri prima della sessione di stasera. Fai amicizia con gli altri, poi ci vediamo alla mia tenda. Ma non conosco nessuno. Qui sono tutti cordiali. Su, vai. Ma
Ma non avevi detto che me li dovevi presentare tu tutti? Ma dove vado io in giro? Parla con tutti i membri dell'accampamento. Si può entrare qui dentro? Wow, ma è pazzesco. Ma che, questo è il cerchio che sta pure a Fasmafobia? Per evocare gli spiriti. Però quelle candele sono tutte accese, quindi lo spirito già sta... Aleggia. Qui c'è un libro. Io spippolo perché se c'è qualcosa da... che ne so, da prendere, da leggere. No, non mi pare. Vabbè. E quindi da dove vogliamo cominciare? Da questa casupola? Sembrano case prefabbricate, però posso dire. Sono tutte uguali. Quella c'ha un simbolo sul tetto. Pure questa c'ha un simbolo sul tetto. Ma vogliamo cominciare da questa? Ah, la porta è chiusa a chiave. Ma perché? Ma c'è uno dentro. Ci sono anche delle farfalline dentro, sbaglio? Mi sembra di sì. Dica. Ah, c'è un'altra porta. Forse si entra dall'altra parte. Allora andiamo prima a questa casupola qua, va. Cioè, quella comunque è curiosa. Prima dice ti presento tutti e poi se ne va. Va, Jess, va. Va, buttati. Buttati che è morbido. Ah, qui c'è qualcuno. Ha un ottimo profumo. Che cos'è? La mia zuppa di porri e coriandolo. Cerco di far mangiare tutti in modo sano. E posso aiutarti in qualche modo? Vediamo. Forse mancano ingredienti per l'infuso di stasera. Potresti prendermi lavanda, radice di zenzero e una stilla di spirito? Vado subito a cercare. Che? Io già mi sono dimenticata, eh. Troverai tutto oltre la tavola, vicino alla cupola geodetica. Qui c'è una cosa che spara flash. Posso spippolare? Si offende? Queste che sono, zucche? Tutte erbe, erbette. Io vado, io spippolo. Questo è pane. Vado, scusi, Non mi uccida. Allora. Ricetta dell'infuso sacro. Ingredienti. Una tazza di lavanda, di zenzero. Due tazze di stilla di spirito di Glory Island per caricare i centri spirituali. Un pizzico del condotto di cristallo della famiglia Anton per attivare... per attivare. Niente, oggi mi sei singola ambroia. Attivale. Sono diventata giapponese. Prismaticamente. Immergere le stille di spirito di Glory Island per 1-2 ore in acqua di sorgente. Subito dopo la raccolta. Aggiungere la lavanda di zenzero. Vabbè, portare a ebollizione. Questo è tutto il procedimento. Il guru. Attenzione, c'è un guru. Il guru aggiunge la polvere del condotto di cristallo della famiglia Anton che si attiva con il canto. The Chant. Servire secondo le istruzioni del guru. Attenzione che c'è il guru. Non mi sono mai piaciuti gli infusi. Mia madre ci obbligava a berne una tazza all'alba e una al tramonto. È la bevanda principale di ogni persona civile istruita, diceva. Di conseguenza odiavo gli infusi. Non erano altro che acqua calda con foglie e fiori. Dopo molti anni dalla morte di mia madre ho provato a berne uno. Con mia sorpresa il gusto non mi dispiaceva. Da quel momento è esplosa la mia passione per le tisane e non riesco più a smettere di sperimentarne di nuove. La ricetta che sto per presentare è una delle prime che ho riscoperto. Qui inizia la storia di come mia madre, prima, e la mia migliore amica Abata, poi, mi hanno fatto conoscere. Va bene. Mettiamo via? Ce lo siamo preso, signora? Scusi, Vai a scheda di ricerca per leggere gli appunti. Questa, appunti. Ah, lettera di Jess alla Se Futura, ricetta dell'infuso sacro spirituale che abbiamo letto adesso. Io mi leggerei la lettera a lei medesima. Allora, ciao Jess, sono io, Jess. Ovviamente, scrivo alla Futura me. Se devo essere sincera, da un lato penso che sia solo un mucchio di stronzate. Immagino che lo scopriremo quando lo rileggerai.
Penso di essere in grado di scrivere il motivo per cui sono qui. Si tratta di Angie. No, quella si chiamava Babs. Ho cercato di nascondere i ricordi, ma questo tentativo ha finito per incasinarmi ancora di più la testa. Forse avrei dovuto andare in terapia anziché venire a questo ritiro. Ma io ti dico che sinceramente penso di sì, eh? Poi vedremo, ma... Ma c'è qui anche Kim, anche lei ne fa parte. Posso sempre andare in terapia quando torno. Credo che sarà il caso. Ma io spero che tu esca viva da quest'isola. Perché la terapia te ci vorrà senza ombra di dubbio. Eravamo ottime amiche, quel legame ormai è spezzato, ma magari possiamo giungere a una sorta di accettazione. So che lei pensa che la odio, pensa che le dia tutta la colpa, e se devo essere sincera, una parte di me lo fa. Però le voglio ancora bene e mi manca la nostra amicizia, è passato tanto tempo. La rabbia e i sensi di colpa non riporteranno indietro Angie. Forse Kim ed io possiamo trovare un modo per convivere con noi stesse e l'una con l'altra. Spero che stia bene. Cosa mai potrebbe andare storto? Ma al massimo dopo il ritiro potrò sempre raddoppiare la terapia. Ma secondo me sì, veramente, cioè, ma proprio di brutto la dovrei fare la terapia. Leggere i racconti conferisce esperienza mentale, controlla la scheda miglioramenti per visualizzare i progressi. Ma sempre da qui? Ah, ecco. Adesso non c'è nessun progresso, però anche leggere quindi da benissimo. Abbiamo quindi una sorta di... Aspetta. Abilità, praticamente. C'è pure l'antipanico, stordisci i nemici. Oh. Devo aver contrastato un attacco. Vabbè. Già il fatto che ci sono i nemici, vero? Equipaggiamento. Bestiario. Bestiario mi inquieta. Bobine, prismi, appunti. Vabbè. Damo, se va. Andiamo a cercasse piante. Che vuole questa? Boh. Allora, trova gli ingredienti oltre la tavola da surf. È quella la tavola da surf. A me mi sembra una tavola da surf. Questa deve essere la radura di cui parlava Maya. Exactly, questa. Guarda mo che coccoloni, eh. Forse questa è una delle piante, ma non spara flash. Sì, spara flash. Dai, ripristina la mente. Ma io direi di sì. Rilassante, ma dovrei tenerne un po' per Maya. La lavanda. Ok. Prendiamo tutta la lavanda che possiamo. Inventario pieno, già è pieno, vabbè. Ma te credo, vai in giro con sta borsetta? Posso dire? A piede nello zaino di quelli da campeggiatore. Cioè, sciami di... Ma che fa? Mi vengono addosso, ste cretine! Mi ha preso un coccolone! Sciami di mosche, che t'attaccano pure! Ma guardate, ste cretine, oh! Ma fate le mosche! Ma dove si è visto mai? Ripristini al corpo. Ma abbiamo la barra piena. Inventario pieno. Ripristini allo spirito. Ecco, lo spirito ci serve però. Me lo sto immaginando. Meglio prenderne ancora. Fulliamoci. Fulliamoci, io direi fulliamoci. Ok. Non possiamo prendere più niente. E... anche la mente, fulliamola. Fulliamo la mente e riporta gli ingredienti. Forse adesso posso prendere la lavanda? Visto che... esatto, mi sono fullata. I consumabili conferiscono esperienza a mente, corpo o spirito. Va bene, quindi dobbiamo raccogliere roba in giro pure. Se non vogliamo morire male. Quella è Kim. Ok. Siamo tornati, signora. Maya, credo di aver trovato quello che ti serve. Perfetto. Lascia tutto lì sul tavolo. Qui dove spara flash? Tenghi. Caspita. Sono misure precisissime. T'hai visto? L'avevi già fatto? Io mi occupo di biomedicina. I primi tempi lavoravo molto sul campo, ma...
Ormai lavoro solo dalla scrivania. Capisco. Fanno test sugli animali. Non lo trovi sbagliato? Non accettare. Io non c'entro con quella parte, ma è considerata una necessità del settore. Non spetta a me dirlo, ma uccidere animali non dovrebbe mai essere una necessità. Non dirlo a Anna. Ama moltissimo gli animali. Ci penserò su. Ora devo tornare da Kim. Avranno tutti fame dopo la cerimonia. Ah, lei sta preparando la cena. Benissimo. Senta, ma se vuoi una birretta, mi scusi, una birretta? No, solo tisane. Vabbè. Allora, parla con i restanti membri dell'accampamento. Vediamo vedere qua. Tyler, dovremmo farlo stasera. Ma Anna, cosa dici? Devi smetterla di essere così negativa. Voglio essere sicura che tutti siano a loro agio. Pensa all'ultima volta. Piccola, ma smetti di preoccuparti. Ma di cosa sta parlando? Andrà bene. Hai fatto un ottimo lavoro. Ma vogliamo andare a fare amicizia con questi? Sono un po' ambigui. Di cosa state parlando? Povci. Oh, ciao. Discutevamo della sessione di stasera. Ah. Pronta per un cambiamento. E parla con sincerità, non rispondere, sì, spirituale. È un anno difficile, quindi non posso chiedere di meglio. Anna, vieni qui. Ci vediamo più tardi. Ma non è che mi piace tanto quello come parla, eh? Ha detto Anna vieni qui in un modo molto ambiguo. Non posso neanche andare da questo cretino. Ma lì c'è una camera da letto però, eh. Non voglio di niente però. Vabbè, niente, con questi non ci si parla più. Vogliamo vedere qua dentro che c'è? Diamo una spippolata? Sembra la sala per l'orientamento. Yes. Allora, papà, per favore, leggi fino in fondo prima di decidere. Penso che il concetto di ritiro, di cui ti ho parlato l'ultima volta, abbia delle basi solide. Prometto di fornirti una presentazione adeguata quando ci vedremo, completa di fogli di calcolo, slide accattivanti, dati finanziari e tutte quelle cose che ti piacciono tanto. Ma intanto permettimi di illustrarti qualche dato al volo. Il valore del terreno si aggira tra i 2,5 milioni e i 3 milioni di dollari. Le attuali strutture non sono di gran pregio, ma hanno un certo fascino, ma anche no. C'è già un marchio, sto pensando che potremmo investire 2 milioni per una quota del 40%. Forse 100.000 andranno nel marketing e la maggior parte del resto nella costruzione. Sarò io il responsabile delle operazioni, Tyler non ci sa fare con i numeri. Quindi dirigerò la maggior parte del denaro, almeno 1,5 milioni, ma probabilmente di più, nelle nostre aziende e quelle saranno entrate nette. So che Jamie calcolerà il bilancio effettivo, ma sono fiducioso che possiamo renderlo interessante. La capienza prevista iniziale è di 20 posti letto. Il guru, fa morire Tyler, ritiene di poter proporre dei ritiri a $2,500 alla settimana per almeno 20 settimane all'anno all'interno della sua attuale rete. Il bello è che i costi del personale saranno pari a zero, poiché i suoi discepoli saranno ben lieti di fare volontariato. Io potrò stipulare i contratti di fornitura e di servizio con i fornitori più adatti e man mano che il marchio e la rete del guru Tyler cresceranno e cresceranno, i numeri aumenteranno. Hai capito come si sono fatti bene i conti, sti maledetti? Sono presenti anche alcuni minerali interessanti sulla proprietà che un tempo venivano estratti per fini commerciali. Non voglio entrare troppo nel dettaglio perché penso che il concetto di ritiro sia a sé stante, ma è potenzialmente un reddito aggiuntivo. Ti terrò aggiornato. Senti, so che sarai scettico dopo quello che è successo l'ultima volta, ma questo posto ha delle enormi potenzialità. Lo sento. Per favore, quando ci vedremo, ascoltami senza pregiudizi. Il tuo devoto figlio, Sonny. Capovolgi, Prism. Vabbè, metti via, damose. E questa? Non abbiamo una bobina, serve qui, per vedere il filmino? Salve. Attenzione, attenzione. Qui c'è un armadietto. Ci si può nascondere? Ditemi di no. Madò, le cose che ci stanno da leggere. Cos'è? Motulo. Vabbè, niente.
Quando è la giornata che mi si singua Ambroia. Modulo di autovalutazione spirituale del ritiro spirituale prismatico. Svuota la mente e medita sul tuo scopo. Quindi rispondi con sincerità assoluta. Nome Maya. Sei pronto? Pronta per il ritiro spirituale della scienza prismatica? Sì. Cosa speri di ottenere dalla partecipazione al ritiro spirituale prismatico? Desidero creare e assaporare momenti transitori di gioia e bellezza, trascendenti insieme a spiriti affini. Spero che riusciremo a trovare una connessione e a imparare gli uni dagli altri. Descrivi il tuo stato d'animo. Cosa ti impedisce di raggiungere la realizzazione spirituale? Porto con me un immenso dolore. Ho perso il mio bellissimo figlio. Seva, a causa di una malattia. Dovrò imparare a sentirmi a mio agio con il modo in cui porto quel dolore dentro di me. Non posso lasciarlo alle spalle perché significherebbe abbandonare il ricordo del mio meraviglioso figlio. Come madre non lo farò mai. Cosa ti fa paura? Qual è il tuo demone? Non ho paura di niente. Niente potrebbe essere peggio di quello che è già successo. Suppongo che il mio demone sia la mia incapacità di cambiare il passato. Stai assumendo farmaci o hai allergie o altri problemi medici di cui il guru Tyler dovrebbe essere a conoscenza? Prendo regolarmente erba di San Giovanni e causticum. Vabbè, tutti i diritti riservati. Ma questi però, vedi, cercano cosa ti fa più paura, qual è il tuo demone. Non ho paura, però lei non ha paura di niente. No, allora no, la mia ipotesi. Stavo per fare un'ipotesi, ma no. Bene, modulo di Maya. Qui dentro non c'è più niente, no. Possiamo anche uscire da qua. Allora, lì su c'è un altro edificio. Vogliamo andare a vedere? Andiamo se con un po' di sportiveggianza. Sembra condurre lontano dall'accampamento. Ah, quindi non dobbiamo andare? Quello che intendi? Dovrei tornare indietro. Aspetta, spippoliamo. Niente, se lo spippola. Vabbè. Torniamo indietro. Andiamo da... Allora, passiamo dalla porta secondaria di quel tizio che era dentro e guardava il portatile con le farfalline. E poi andiamo da... Da Kim, no? Oh. Ah no, mi sa che dobbiamo passare da qua però, aspetta. Abbiamo detto che c'era la porta secondaria, ma mi sa che qua non si passa. Invece sì. Aspetta lì, Kim. Ecco, noi apriamo le porte così, neanche bussiamo. Ha capito? Perché io qui, questo accampamento, camping, campeggio, è mio. Adesso c'hai le farfalle su. Boh. Ciao. Ciao. A quanto pare sei un pezzo grosso. Ehi, Jess, vero? Saprai del festival delle braccia spirituali che ho creato? Avrebbe innescato il cambiamento. Ma mio padre e mio fratello, hanno deciso di annullarlo. Guarda qua. Io e Tyler, ecco, partiremo dalle mie idee e renderemo l'isola fantastica. Un vero paradiso spirituale. Grandioso, vero? Critica. È una buona idea, ma forse è un po' troppo commerciale. È bene investire nello spirito. E se ci sono soldi da fare, la mia famiglia non si tirerà indietro. Vai, guarda il mio video di orientamento, spiega tutto. È vicino alla cupola. Ah, ecco, vedi, video di orientamento di Sonny, per lo dire lo spirituale. Quindi questo qui, chi sarebbe? Il fratello del guru? Capito io. Allora, ma senta, perché ci sono le farfalle qui dentro? Posso sapere? È normale secondo lei? Sonny? Pure questo assomiglia a qualche attore o sbaglio? Boh, questa è impressione mia, non lo so, è che non so proprio niente, quindi... Allora, qui c'è qualcosa di spara flash. Oddio. Sei quasi Ambroia, sto sempre a legge.
Modulo di autovalutazione spirituale del ritiro spirituale carismatico. Vabbè, svuota la mente e medita sul tuo corpo, quindi rispondi con sincerità assoluta. Questo è proprio il suo, De Sonni. Sei pronto per il ritiro spirituale della scienza prismatica? Sono pronto. Cosa speri di ottenere dalla partecipazione al ritiro spirituale prismatico? Ho già una profonda comprensione spirituale del mio posto nel mondo, ma so che il guru Tyler può aiutarmi a raggiungere livelli di conoscenza ancora più elevati. Voglio anche aiutare gli altri a crescere spiritualmente e penso di poter aiutare il guru Tyler a sviluppare il luogo dove avviene il ritiro spirituale prismatico per far crescere la sua missione. Descrivi il tuo stato d'animo, cosa ti impedisce di raggiungere la realizzazione spirituale? Mi sento come se fossi circondato da una nuvola grigia che impedisce agli altri di scorgere la mia luce. A volte me la prendo con gli altri, ma so che la risposta sta dentro di me. Devo trovare un modo per sbarazzarmi di quella nuvola. Cosa ti fa più paura? Qual è il tuo demone? Fallire. Sono un tipo che ama il successo e odio il pensiero di perdere o fallire. Stai assumendo farmaci o hai allergie? Problemi medici di cui il guru Tyler dovrebbe essere a conoscenza? In passato ho preso molte droghe ricreative, vabbè, ma le ho eliminate dalla mia vita qualche anno fa, tranne che per le feste occasionali. Benissimo. E metti via. Vabbè. Le feste occasionali, birbantello. Usciamo da qua, la porta è chiusa a chiave. Ma perché c'hai una porta chiusa a chiave? Ma sei cretino? Scusa, Vabbè. Che faccio? Torno da Kim? Ah no, la bobina, aspetta, possiamo andare a vedere il filmino. Ci ha dato la bobina. Ma guarda con che prepotenza apri le porte, boh. Vabbè. Metti la bobina nel proiettore, dai. Orientamento. Vediamo un po'. Apri la mente a un nuovo modo di essere. È una grande opportunità spirituale. La scienza prismatica saprà riequilibrare in profondità il tuo modo di vivere. Ti starai chiedendo cos'è la scienza prismatica e come funziona. Principi scientifici e matematici applicati alla crescita spirituale in un modo che dà esiti reali. Vuoi che le persone nella tua vita capiscano il tuo vero valore? Lo vuoi? La scienza prismatica aiuterà la tua luce a risplendere. Non ero un tipo spirituale, ma quando ho iniziato a capire la scienza prismatica, ho trovato una chiave per riallineare lo scopo della mia vita. Ha cambiato la mia esistenza e cambierà anche la tua. Questo è il ritiro spirituale prismatico. Preparati, la tua vita non sarà più la stessa. Vabbè, illuminante. Video orientamento di sonni, ok. Ce l'abbiamo l'inventario. Torna alla tenda di Kim, ok. Possiamo tornare da Kim. Faccio la sconcia. Passo qui nel cerchio del rituale maledetto. Ehi Jess, vieni. Questi nelle tende stanno all'umidità. Tiè. Cioè c'è più acqua che acqua qui, vabbè. Jess, Tyler ha lasciato dei regali per te. Provali. È proprio necessario? Come dice Tyler, dobbiamo fidarci del viaggio spirituale. Se lo dice Tyler. Ah, taglia unica. Bene, come sto? Come una di noi. Kim, tutto questo non ricorda un po' una setta? Che sciocchezza. È per il nostro bene. Una setta, è vero. Ha detto bene. Benvenute. Vieni.
Unisciti a noi. Siediti. Bevi. Quando il sacro infuso aprirà il vostro terzo occhio, sentirete l'oscurità sgorgare dalla vostra stessa anima. Lasciate che si riversi in una nube di energia negativa. Questo prisma fu un regalo di mia madre. E quelli che indossate sono un regalo a voi. Il canto carica il prisma, sintonizzandovi con l'energia che ci circonda tutti. Iniziando da Anna, aggiungete la vostra voce al canto mentre giriamo in cerchio. Oddio. La nuvola riluce impetuosa di tutta la tua energia negativa. Preparati a distruggerla con un canto collettivo. Kim, non spezzare il cerchio. Torna a sedere. Merda! Non può essere vero! Maledizione! Torna qui! No! Non lo fare! No! No! Non entrare in acqua! No, allora forse la sorella è annegata. Che non era Barb. Quella dell'inizio. Cosa è successo? Oh. Allucinazioni, allucinogene. Allucinanti. So, saprei. Dove sono tutti? Si sono dati. Allora, Kim è scappata. Ha dato de matto. Devo trovare Kim. Ok, il gioco ha salvato. Quindi io direi che ci possiamo fermare qui prima di andare in giro in per di là e per di qua. Ma questo rito è stato veramente... Va bene, allora, niente, riprenderemo da qui la prossima volta, quindi un saluto a tutti da me e da Jess e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!